Scusatemi per l'audio qui dentro che rimbomba la sala, c'è un audio brutissimo, quindi cerco di parlare a voce alta, però se ci sono molti altri rumori non si capisce niente. Grazie per essere tutti intervenuti. Comincio con una battuta che mi sento quasi in imbarazzo con me stesso, perché non ci avrei mai creduto di stare dall'altra parte della barricata. Io che ho lavorato 30 anni, forse più, dalla parte del volontariato, che mi confrontavo con i politici verso i quali non avevo sempre delle buone considerazioni. Perciò spero di poter fare, come dire, di far nascere una considerazione diversa con la mia presenza, perché la politica non ha una bella fama. Infatti, il motivo della mia candidatura è proprio per questo. Sappiamo tutti la storia più recente del nostro paese e sappiamo anche che il nostro paese ha bisogno di persone che sanno in vivere una svolta, non solo di carattere amministrativo, ma soprattutto culturale in questo paese. Perché non ci sarà mai una buona amministrazione senza dei sani principi che stanno dietro questa buona amministrazione. Non è stato semplice per me candidarmi, perché nonostante che alla fine di questo commissariamento segni l'inizio della democrazia partecipativa, in effetti ancora questo paese non è pronto ad una vera democrazia partecipativa. Perciò io mi sono, come si dice, messo in campo, che è uno slogan che sentiamo sempre dire, mi sono messo in campo per dare il mio contributo, per il mio modesto contributo. Ho trovato persone che hanno creduto alla mia faccia e alla mia esperienza, che mi accompagnano, sono tutti qui seduti accanto a me, e speriamo di avere la possibilità di dimostrare alla gente quello che sapremo fare. Devo fare un rimando, più di un rimando, prima di cominciare questa discussione, che riguarderà essenzialmente la presentazione del programma e la presentazione dei nostri amici candidati. Questo rimando mi è d'obbligo perché sentiamo spesso dire, perché sapete la campagna politica è un po' anche avvelenata, è forse anche normale che ci sia del veleno dietro le campagne politiche. Allora, per evitare di sgombrare il campo a dubbi o anche a mancanza di conoscenza delle persone, devo dirvi due cose essenzialmente. La prima è che io, in quanto presidente della Fondazione Marino, non ho nessun conflitto di interesse a svolgere la funzione di sindaco eventualmente, nonostante che il Comune di Melito è socio sostenitore della Fondazione. Il Comune di Melito è socio sostenitore della Fondazione, così come lo è la parrocchia, l'arcipretale, e così come lo è la provincia di Reggio Calabria. La funzione di questi due, di questi tre enti territoriali è essenzialmente quella di individuare, speriamo da qui a qualche anno, il futuro presidente della Fondazione alla mia morte. Io sono il presidente e il fondatore di quella struttura e ho pensato che si fosse corretto lasciare alla società quella realtà, perché solo così ho pensato allora e lo penso anche ora, sia possibile la continuità di un processo gestionale, perché l'eredità, l'affiliazione eccetera affidata ai figli che non ho, ai nipoti o ad altre persone, potrebbe essere una condanna per loro, no? Perché ognuno è libero di scegliersi la sua vita e il suo futuro, e poi perché bisogna avere una predisposizione e una preparazione specifica. E io immagino e mi auguro che il presidente della provincia, che forse si chiamerà città metropolitana per cui a breve, e l'arciprete della parrocchia dell'Immacolata e il sindaco di questo comune sappiano scegliere una persona capace, quindi nessun conflitto di interesse.
certamente che se assumerò la funzione di sindaco chiederò alla minoranza di indicarmi un loro rappresentante che io deleghi nell'assemblea dei soci della fondazione. Non delegherò nessuno, nemmeno della maggioranza. Un altro rimando che devo fare per chiarezza, per definitiva chiarezza, qualche giorno fa Enzo Vinci con la sua Vendor TV mi ha posto questa stessa domanda ed è giusto che io la trasmetto a quanto più possibile di voi, ed è il mio rapporto con le amministrazioni passate. Vi ho già spiegato le funzioni del comune nei rapporti con la fondazione. Bene, le due amministrazioni passate, Iaria e Costantino, e quella dei commissari sono stati sempre vicini alla fondazione. Ovviamente la durata dell'amministrazione Iaria di 5 anni rispetto a quella di Costantino di nemmeno un anno, se non sbaglio, e quella dei commissari fa nascere anche un rapporto di amicizia con le persone con le quali lavori e collabori spesso e volentieri. Vi devo dire che io ero addirittura stato un avversario politico di Iaria nel suo primo mandato, e subito dopo l'ho contattato per dire: caro signor sindaco, ho bisogno di cominciare a costruire una struttura per i miei figli e per altre persone con autismo, e serve che il comune cominci a cambiare il piano di fabbricazione, serve che il comune mi dia un sostegno. E devo dirvi che anche grazie al suo lavoro e al suo appoggio e sostegno la fondazione esiste. Perciò io non mi vergogno di dire che sono amico di Beppe Iaria, nonostante che poi ognuno di noi singolarmente siamo responsabili delle cose che facciamo, e se Iaria ha delle responsabilità non c'entra la fondazione Marino e non c'entra nemmeno Giovanni Marino. Questo perché dire, anche perché sennò quasi che si diventa, come si dice, in imbarazzo. Io non ho nessun imbarazzo a dire queste cose, perché sono la storia. Tanto per essere chiari, l'amministrazione Iaria, quando è nata la Fondazione Marino, ha donato alla Fondazione Marino il pulmino che voi vedete passare in giro, che ho acquistato io e che però l'amministrazione me l'ha pagato in rate quinquennali perché non avevo i soldi. Se voi andate a vedere nel bilancio della fondazione, nel bilancio del comune, mai una lira oltre quello è stato dato alla fondazione per nessuna ragione, mai una lira è stato dato dalla giunta Costantino, e invece i commissari, quando abbiamo inaugurato la mensa per i poveri, ci hanno donato e hanno deliberato la somma di 1.000 euro che ancora non ci hanno versato, e che spero tanto che ci riversino prima che vanno via, perché se mai dovessi diventare sindaco di questo paese sarebbe imbarazzante che mi incasso i soldi deliberati dalla commissione straordinaria. Era questo che vi volevo dire in premessa prima di cominciare a illustrarvi il nostro programma. Il nostro programma si divide in due categorie di interventi. L'abbiamo scritto prima, ce lo siamo inventati quella definizione. Ci siamo inventati una definizione di categoria di pedagogia politica. Scusate la presunzione, vi prego di non confondere per supponenza, però riteniamo che questo comune che questo territorio abbia bisogno di fare un salto culturale, sociale, prima di essere un comune regolarmente amministrato. Il primo punto infatti del programma prevede espressamente, poi chi ha piacere si può prendere una copia, abbiamo poche copie, scusate, ma da qui a breve distribuiremo, ci faremo fare da una tipografia qualche paio di migliaia di copie che saranno distribuite per tutti coloro che vogliono valutare il programma, su cui noi vogliamo essere giudicati e misurati. Il primo punto del programma prevede la promozione dei principi di democrazia e di partecipazione. Ora, la storia repubblicana ormai abbiamo celebrato qualche giorno fa i 70 anni di storia repubblicana e di riconquista della
dei principi democratici di questo paese. Io non ho mai fatto politica, però sono sicuro, così come sono sicuro che lo sapete anche voi, che nessuna mai lista elettorale di nessun paese d'Italia ha mai scritto un programma dove vogliono rubare, dove si vogliono appropriare dei soldi pubblici, dove vogliono, come dire, mettere in difficoltà la cosa pubblica. Nonostante tutti i bei programmi che sono stati scritti da 70 anni a questa parte, in tutti i comuni d'Italia, noi assistiamo al disastro che sappiamo tutti e che è sotto gli occhi di tutti. Il nostro è anche questo un bel programma, speriamo che lo giudicate così. E però, se non ci conoscete e se non vi fidate, potete anche pensare che è anche uno dei tanti milioni di programmi che sono stati scritti così bene in tutta la storia repubblicana di questo paese. Ma il programma lo gestiscono gli uomini, dietro un programma c'è una faccia. Mi permetto di farvi notare che dietro la mia faccia ci sono tantissimi anni di esperienza di volontariato e ci sono tantissimi anni ancora di più di esperienza di attività gestionale verso aziende, verso industrie, dove io ho lavorato in giro per il mondo. Perché vedete, per amministrare bene un paese non ci vuole solo, come si dice, un bel programma, ci vuole una etica e ci vuole una preparazione specifica. Io credo e spero che le persone di questo paese sappiano valutare, oltre al programma, perché io sono certo che i miei competitor scriveranno un altrettanto bel programma, ma sappiano valutare cosa c'è dietro il programma, se c'è una preparazione specifica e c'è una etica garantita delle persone che lo amministrano, oppure è solo un bel pezzo di carta di copia e incolla da qualche parte. Io avevo scritto, oltre il primo punto del programma che riguarda la promozione dei principi di democrazia. No, facciamo così. Avevo concluso così, in questo capitolo. Non più quindi poteri costituiti come portatori di interessi specifici, ma organizzazioni di categorie a tutela dei bisogni collettivi. Noi dobbiamo stravolgere questo paese. Questa è la parte più complicata di questo programma, è la parte più difficile di ottenere, perché lo possiamo scrivere come vogliamo, però cambiare la stile e la cultura delle persone è difficile. Però abbiamo scritto anche un'altra cosa, che è l'obiettivo più difficile da raggiungere, ma è quello con il quale si misura tutta l'azione amministrativa di questa lista. Il successo di questa azione sarà il premio per l'impegno di ognuno di noi. Noi non abbiamo altri obiettivi. Inseguiamo questo premio. Il secondo punto del programma, se sente ingiustizia. Il secondo punto del programma riguarda i criteri di trasparenza. Io non ho una grande esperienza, non ho nessuna esperienza politica e non conosco le leggi e i regolamenti che disciplinano la vita di mente come il comune. E mi sono posto il problema della trasparenza con parole mie. Ho scritto un elenco di cose che mi sembravano giusto che fosse così. Invece poi la nostra amica Clementina con una sua amica, la nostra candidata Clementina con una sua amica, mi hanno fatto notare che tutto quello che io avevo declinato in questi criteri di trasparenza erano previste semplicemente da due regole. Un decreto legge, il 33 del 2014, che parla di criteri di trasparenza, è una legge, la 190 del 2012, che è la legge anticorruzione. Io mi scuso e confesso che non conosco questi testi, però contengono anche di più di quello che io avevo pensato di declinare come principi
di etica e di trasparenza da osservare. Io ho fatto una considerazione. E se noi abbiamo ipotizzato delle azioni di trasparenza e di etica senza conoscere le leggi, e poi abbiamo scoperto che queste condizioni sono contenute in una legge, anzi in due leggi, vi faccio notare con rispetto che forse anche che ce l'abbiamo nel DNA. Buonasera a tutti. Ciao. Questo criterio di trasparenza e questo criterio di etica e di anticorruzione. Quindi non ci sarebbe stato nemmeno bisogno che ci fossero queste leggi, che questa lista avrebbe comunque attuato quelle direttive previste da questa disciplina. Per essere ancora più concreto, e per dare un segnale di discontinuità e anche di esempio, scusatemi la definizione, vi voglio leggere una frase che non è solo una promessa. Il candidato a sindaco di questa lista dichiara fin da ora che rinuncerà alla propria indennità di carica per destinarla a favore dei servizi sociali di questo comune. Prenderemo in giro la cittadinanza davanti a queste cose. Questa era la parte che mi premeva di più sottolineare e per la quale io ritengo che questa lista, se andrà ad amministrare questo comune, sarà impegnata di più duramente. Però poi c'è tutta la parte, come si dice, amministrativa pure e semplice, che comincia dall'organizzazione degli uffici comunali e dei servizi al cittadino. Non vi leggo quello che c'è scritto, poi se fosse curioso lo può leggere da sé. Però è chiaro che noi abbiamo un problema. È chiaro che noi abbiamo di professionalità e di cultura della macchina organizzativa di questo comune. E non possiamo pensare di entrare ad amministrare con le regole democratiche, perché tutti ci facciamo belli davanti a questa definizione. Questo comune non è un comune come Pordenone, che fa una campagna elettorale con regole democratiche e con aspettative di legalità e di etica normali. Questo comune viene da tre scioglimenti e viene da 2 anni di commissariamento, quindi non siamo un paese normale, e se non siamo un paese normale dobbiamo mettere in campo strumenti particolari. Quindi noi pensiamo che sia prudente affidare inizialmente le responsabilità apicali a professionisti esperti e di assoluta moralità, come i sovraordinati che la legge prevede di assegnare ai comuni nel caso di scioglimento per mafia. Questa lista infatti farà richiesta di conferma degli attuali funzionari, anche per garantire la continuità, e noi speriamo che il signor prefetto accolga questa richiesta se noi avremo la possibilità di farlo. Ripeto, non è una diminuzione o una sudditanza verso l'ente prefettizio o verso l'autorità giudiziaria, è il rispetto delle regole e la consapevolezza che questo comune non è un comune normale e ha bisogno di un tempo perché riconquisti la sua normalità. Noi speriamo di avere la possibilità di amministrare per 5 anni e siamo certi però che fra 5 anni saremo in grado di consegnare le chiavi del comune a una nuova amministrazione, che intanto non deve fare quello che stiamo facendo noi
non dobbiamo combattere con il sospetto, non dobbiamo sentirci dire sei pazzo perché ti candidi, perché ti sciolgono, non dobbiamo intimorire i candidati perché perché si spaventano di assumere questa funzione, perché oddio chissà che mi succederà. La vita democratica di un paese presuppone il coinvolgimento di tutto il paese, presuppone il coinvolgimento e la voglia di fare di centinaia e centinaia di persone. Noi tra 5 anni speriamo che ci sia, che saremo in grado di offrire al paese una gente, una maturità per la quale ci saranno 10 liste, 100, 200, 300 aspiranti candidati al consigliere comunale di questo paese. Solo allora si può dire che questo è un paese normale. Però il comune ha anche un'altra funzione. Io dicevo l'altra sera scherzando, no? Scusate, ma secondo voi per cosa serve il comune? Un comune come il nostro non serve, quasi quasi era meglio che lo sopprimiamo e così non paghiamo le tasse, non paghiamo la spazzatura, non paghiamo l'ICI, tanto non funziona niente in questo comune e stiamo pagando delle tasse senza avere il ritorno del sacrificio che facciamo per questi soldi. Però è l'ente territoriale più prossimo al cittadino, noi davanti al comune siamo delle persone, non siamo un codice fiscale. E quindi è indispensabile che serve un ente territoriale come un comune, è la famiglia di una società, ma la famiglia di una società deve guardare le persone più deboli. Adesso non voglio, come si dice, fare la parte di colui che fa il difensore, no? O che mi ricordano, ah ma tu ti occupi delle persone più deboli. Un mio amico mi ha detto, ma guarda che il comune non è una ONLUS. Certo che non è una ONLUS, però il comune ha il dovere. Ha il dovere di guardare con attenzione alle persone deboli. E perciò noi abbiamo scritto un capitolo di questo programma che parla di cultura, istruzione e formazione, welfare, sanità e politica sociale. Non ve lo leggo, ma vi accenno che noi pensiamo in primis di utilizzare, di riutilizzare il palazzetto comunale, il palazzo ex mercato coperto, che è finito, che è ristrutturato, che è stato anche arredato anche bene, e viene sfruttato, viene malamente sfruttato solo in qualche occasione. Noi vogliamo che questo palazzo comunale diventi la vetrina di questo paese, che sia la casa della cultura di questo paese. Vogliamo che sia frequentato dai giovani. Voi sapete quanti giovani, noi incontriamo giovani che non sanno nemmeno dove andare, cioè non ci sono punti di aggregazione, non ci sono punti di socialità, non ci sono momenti culturali per queste persone, passeggiano dalla mattina alla sera in mezzo alla strada. Questo palazzetto ex mercato coperto noi vogliamo che diventi un centro conferenze, una sede di laboratori, uno spazio per le riunioni e uno spazio per le associazioni. Ho tralasciato di dirvi la funzione delle associazioni che noi pensiamo di fare, ma voi ve lo leggerete qui dentro. La nascita delle associazioni in questo paese è fondamentale per la crescita democratica e partecipativa. Noi faremo nascere decine e decine di associazioni. Il sindaco non parlerà con il cittadino che si lamenta che non gli scende l'acqua, e allora siccome è stato l'elettore del sindaco gli dice al tecnico vai e gli apri un rubinetto alla signora perché non gli scende acqua, perché se gli apriamo il rubinetto alla signora che gli dice che non gli scende acqua, poi gli mancherà nella casa dei vicini. E vi sembra una cosa giusta questa? Allora noi, se c'è un quartiere che non gli scende acqua, risolveremo i problemi del quartiere che non hanno acqua abbastanza, non risolveremo i problemi del singolo, addirittura noi non parleremo con il singolo cittadino, perché lo vogliamo costringere ad associarsi, lo vogliamo costringere ad associarsi sotto forma di categorie professionali affinché poi si possa
ci si possa allenare anche per diventare leader, no? Perché i leader non si trovano per la strada e non si nominano attraverso un decreto. La leadership si conquista nel campo. E poi questa leadership può essere messa a disposizione per attività politiche, per tutto quello che serve alla crescita di questo paese. Quindi il palazzetto della cultura. Pensiamo di dedicare anche risorse per le attività di istruzione e formazione, perché la cultura va a più pari passo con l'istruzione e con la formazione. Noi lavoreremo a stretto contatto con le scuole per far realizzare progetti, per dare l'opportunità ai nostri giovani di imparare. Mi scappa Malovino, ma voi lo sapete che quest'anno, mi viene da ridere perché qualche volta che ho detto a qualcuno e che mi viene a vincere, ma voi lo sapete che quest'anno sono 100 anni della teoria della relatività di Einstein, si celebra in tutto il mondo. Qui non se ne è mai sentito una parola. Quella teoria lì ci consente di avere i cellulari, ci consente di avere costruito gli astronavi, di avere il GPS, di avere la navigazione aerea, di avere i LED, tanto per dirvi le cose pratiche. Nessuno parla di questo, si celebra da tutto il mondo. Però la priorità di questo programma è ancora un'altra cosa. La priorità di questo programma sono le famiglie, le persone con disabilità, gli anziani non autosufficienti, i giovani. E noi cercheremo di assistere ed aiutarli in ogni fase della loro vita. Ho scritto una cosa bella, che è uno slogan, ma vi prego di crederci che noi ci impegneremo al massimo. La civiltà di un paese si misura appunto con quale attenzione risponde ai bisogni di queste categorie. Bisogna dare concretezza a queste cose, perché tutti parlano di welfare, tutti parlano di assistenza, però poi non ci sono i soldi. Queste cose non si fanno senza i soldi. Questo comune spende una cifra irrisoria per questi servizi e invece noi abbiamo scritto così: saranno dedicate sempre più risorse del bilancio comunale fino a raggiungere percentuali di livelli di spesa in linea con i comuni più virtuosi. Poi vi prego di passarmi questo concetto, perché vedete, l'intimo di ognuno di noi, come si dice, nell'intimo di ognuno di noi c'è proprio dei sogni che vogliamo realizzare. Adesso se detto così, magari domani mattina se lo leggeranno sui giornali di un competitor, pensano che faccio promesse da marinaio o che pure vendo fumo e che non sono in grado di fare quello che mi prometto di fare. Però non si può fare nulla nella vita, nemmeno, come si dice, la vita quotidiana di tutti i giorni, senza i soldi. E non ce l'abbiamo, insomma. Noi dobbiamo rendere questo paese più prossimo alle persone svantaggiate. Vedete, le persone svantaggiate, le persone disabili, noi qui abbiamo una realtà di persone disabili che non è la Fondazione Marino, e vi prego, non sto pensando a loro, ma sto pensando alle realtà più antiche, più radicate nel territorio, più numerose. Noi abbiamo una realtà di gente che lavora sulla disabilità, credo che sia uno dei più grossi settori del nostro territorio, abbiamo centinaia di persone, di posti di lavoro che si occupano di disabilità, no? E quindi è un settore produttivo anche da valorizzare.
E quindi, oltre questo, noi abbiamo queste persone che sono persone, che hanno il diritto alla loro emancipazione, hanno diritto a vivere una vita quanto più indipendente possibile. Adesso io stavo guardando, che non so dove ho scritto un'altra frase, che non doveva essere l'effetto. Eccola qui. Abbiamo bisogno di dare alle persone l'occasione di emanciparsi. E come lo facciamo? Questo paese deve diventare un paese più prossimo alle persone disagiate, alle persone bisognose e alle persone con disabilità e agli anziani. Non possiamo correre sempre, pensare al successo, ai soldi, alla macchina bella o ai vestiti firmati. Dobbiamo, se vogliamo essere degni di rappresentare un paese civile, dobbiamo guardare a questa categoria di persone. E allora dobbiamo fare diventare questo paese un paese accogliente e prossimo, inclusivo, si dice, in gergo, come si dice in gergo, tecnico. Ci sono esempi nel mondo. Pensate, questo paese che viene fuori da 3 scioglimenti per mafia, che credo che è all'attenzione di tutti i media, ma anche all'attenzione delle autorità giudiziarie, per esempio, probabilmente saremo tutti quanti noi sorvegliati, monitorati per quello che facciamo, per quello che diciamo, per quello che come dire, ci proponiamo di fare. Pensate, questo paese ha anche questa capacità di fare diventare più prossimi o più inclusivi le persone svantaggiate del suo territorio. Vi pare niente? È una rivoluzione, ma è un sogno che noi speriamo di realizzare. Vi leggo questa frasetta che vi riassume questo concetto. La disabilità, la diversità e l'emarginazione saranno meno evidenti e gravose quanto più il sistema sociale ed economico sarà preparato ed inclusivo. Sarà il biglietto da visita della nostra cittadina. Adesso parliamo di cose più spicciole, di cose più volgari. Abbiamo un punto essenziale di questo programma: il risanamento debito e recupero di tributi. Noi erediteremo un comune che, grazie alla commissione straordinaria, avrà meno problemi di finanza rispetto a prima. Non tutti noi condividiamo le scelte e le attività che una commissione straordinaria che si insediera ha fatto per questo paese. Io ritengo, dico di più, è un mio pensiero personale, ma forse nessuna commissione straordinaria ha come mandato quello di sviluppare, quello di creare condizioni di democrazia, ha soprattutto, credo, il mandato di risanare i conti dell'ente, e questo credo che lo hanno fatto bene i commissari, e quindi noi ritroveremo una situazione finanziaria di cassa non disastrosa, ma comunque gravata da una massa imponente di debito. E abbiamo un altro problema come comune. L'abbiamo scritto in politichese, ma ve lo dico chiaro, perché mi ha detto un mio amico, quando l'ho scritto chiaro, dice: tu vuoi perdere le elezioni. Noi vogliamo essere onesti con noi stessi prima che vogliamo, e non vogliamo perdere le elezioni, ma non possiamo birbare, perché vogliamo vincere bene oppure preferiamo perdere. Ed abbiamo un altro problema. Abbiamo scritto così: uno squilibrato rapporto tributario con i cittadini. In dialetto vuol dire che c'è gente, molta gente, che non paga le tasse. E quindi pensate, abbiamo un comune pieno di debiti e abbiamo anche una gran parte di cittadini, quasi il 50% dei contribuenti, tanto per essere chiaro, che non paga le tasse.
Non si può pretendere perciò di usufruire tutti di quei servizi che sono pagati solo dalla metà delle persone. Non si può pretendere. Non è sostenibile finanziariamente. Nemmeno Marchionne, nemmeno Renzi in questo posto sarebbe capace di risollevare le sorti di questo problema. Non è sostenibile e non è etico. Noi non siamo contro nessuno. Noi vogliamo far pagare tutti perché noi garantiremo i servizi a tutti. Abbiamo un altro punto che fa parte della vita amministrativa, ma che a noi ci preme sottolineare di più, perché altrimenti dovremmo scrivere un libro per tutte le emergenze che abbiamo in questo momento. Abbiamo parlato di ambiente, di territorio, sforzi, turismo e sviluppo. Beh, vi tralascio molti concetti, ma per quanto riguarda l'ambiente, quando parliamo di ambiente a tutti noi ci viene da pensare alla spazzatura. Paghiamo le tasse, la metà di noi, e vogliamo che si venga ripresa la spazzatura. Intanto non abbiamo una organizzazione di raccolta differenziata, che invece dobbiamo promuovere per spendere di meno e per garantire che qualcuno tutti i giorni ritiri la spazzatura. Perché dico questo? Perché se anche fossimo un comune ricchissimo e ci potremmo permettere di fare un contratto, come si dice, generoso con la società che ritira la spazzatura, la spazzatura probabilmente può capitare che rimanga in mezzo alla strada che arriva al primo piano delle case, perché questa società ha solo l'onere del ritiro. Non, lo smaltimento dei rifiuti non dipende dal comune di Melo e non dipende nemmeno dalla società che ritira la spazzatura. Perciò noi dobbiamo pensare di istituire al più presto la raccolta differenziata, perché sarà meno spazzatura da portare alla discarica e sarà più spazzatura da portare negli impianti di compostaggio e negli impianti di incenerimento. Cioè è più facile, più redditizio e meno inquinante sbarazzarsi dei nostri rifiuti. È una cosa che dobbiamo fare assolutamente, ma non lo possiamo fare nemmeno da soli, vedete? Questi sono problemi, macro problemi. Non sono problemi che un comune o una giunta, per quanto attenta, virtuosa e ricca, può risolvere. Abbiamo bisogno che questo sia un problema condiviso con i comuni dell'area gregarica come minimo, perché non è detto che non siamo costretti noi come area a farci il nostro inceneritore, per esempio. Non è detto, ma comunque sarebbe vergognoso aspettare di vedere tutte le estati le spazzature, i mucchi della spazzatura, perché c'è solo una discarica disponibile da segnare, non è che ci sono altre. Quindi la regione deve provvedere, e se la regione sarà incalzata da un consorzio di comuni è diverso il risultato se invece sarà incalzata solo dal comune di Melo. Quindi, tanto per dirvi la criticità di questo problema, così come pure di tutti gli altri servizi essenziali. Certo, prima vi ho parlato di servizi, non vi ho parlato molto a lungo di servizi alla persona, perché quasi sono restio per non fare la figura di quello che dice vai a fare il sindaco perché tanto vuoi realizzare quello che tu sempre hai sostenuto come difensore dei più deboli. Non è questo. Abbiamo bisogno di tutti i servizi, di servizio idrico. Ci vuole poco per non fare mancare l'acqua in questo paese. Ci vuole etica, ci vuole efficienza, ci vuole responsabilità, perché spesso, adesso non per accusare nessuno, ma lo dico come concetto astratto, spesso un quartiere o una borgata rimane senza acqua perché il responsabile che è preposto, per esempio, ad aprire o chiudere un rubinetto
o ad aprire o chiudere un pozzo, il venerdì alle 2 smonta e ritorna lunedì prossimo. Spesso i nostri quartieri sono di acqua anche per questo motivo. Ecco, non succederà così. Poi parliamo di turismo, poi parliamo di sport. Ho tralasciato da qualche parte di dire che noi pensiamo che, e siamo d'accordo, che questo comune abbia una vocazione turistica. Ce lo siamo sentiti dire da anni, da decenni. Però io a quelli che dicono sempre così, li volevo invitare, gli volevo comprare un biglietto, gli dice: scusa, ma manca un biglietto, vai a Siracusa, non devi per forza andare alle Seychelles, ma vai a Siracusa per la Calumina, senza per dire non andare lontanissimo da qui. Il turismo non è uno slogan, il turismo non è un essere contro a qualcosa, il turismo è un'organizzazione culturale, è un'organizzazione culturale anche questa, è un'organizzazione professionale. Come possiamo far nascere un turismo? Immaginate, domani mattina arrivano 3.000 turisti. Oddio, 3.000 turisti, dove mangiano e dove dormono? Non siamo attrezzati. Va bene? Allora dobbiamo attrezzarci. Come? Noi dobbiamo completare il lungomare. Lo completeremo nella parte che è ancora possibile far sviluppare gli insediamenti alberghieri e turistici che non ci sono in questo paese. Ma completando il lungomare per insediamento, come lo facciamo? Certo, il comune non crea posti di lavoro, non dà occupazione a nessuno. Con questo luce di luna, voglio dire, è già un miracolo che paga lo stipendio ai propri dipendenti. Però il comune crea le condizioni di sviluppo. E se noi, per esempio, saremmo in grado di modificare il piano di fabbricazione per fare in modo che sia possibile, come si dice, una volta completato il lungomare, costruire alberghi, perché altrimenti se non c'è un piano di se non lo prevede un piano di fabbricazione, tu l'albergo non lo puoi costruire. C'è una cubatura, c'è una dimensione, c'è un'altezza, ci sono dei vincoli urbanistici e tante cose. Ecco, noi abbiamo bisogno di dare l'opportunità agli imprenditori, ai privati che vogliono investire. E perché un privato deve investire qui da noi e non deve farlo a Taormina o in un posto turistico più importante? Lo farà perché noi lo incentiveremo. Noi non gli faremo pagare, per esempio, i tributi per un certo numero di anni. Il comune non perde soldi. Se un albergo tra le tali di 500 camere non paga l'IMU per 20 anni, perché il comune non avrebbe preso una lira dell'IMU uguale se non ci fosse stata quella realizzazione. Ma pensate, se noi facciamo così, può essere che diamo l'occasione per sviluppare veramente il turismo di questo territorio, perché solo di questo noi dobbiamo parlare, di turismo. Dobbiamo parlare anche di pesca in questo territorio. Adesso non per fare propaganda, ma lo sapete tutti, anzi sta proprio morendo, ma da quando ero ragazzo il rione dei pescatori era un'economia trainante di questo paese, con i valori dell'epoca, con i paragoni dell'epoca, ma era un'economia trainante. È morto questo settore, semplicemente serve un ricovero delle barche, semplicemente serve che noi incentiviamo anche qui un uso produttivo di tipo associativo. Non c'è il singolo pescatore che va, poi torna e poi telefona che è arrivato il pesce, se quello se lo compra, se non se lo compra. Faremo nascere delle associazioni di pescatori, delle associazioni di distributori. Con un ricovero delle barche rinascerà il rione dei pescatori, perché è necessario dare concretezza nello sviluppo di questo territorio. Noi non ci possiamo inventare che faremo la fabbrica, le fabbriche. Noi siamo contrari ideologicamente a queste fabbriche, però insomma abbiamo bisogno di dare sviluppo. Lo sviluppo lo diamo soltanto fornendo opportunità di carattere normativo, cercando di agevolare quali sono i bisogni di questa gente. Questo è un programma di 5 anni, molte cose non sono state scritte,
ma se solo noi fossimo capaci, con la collaborazione di tutti, di creare le condizioni di democrazia e di partecipazione. E come vi ricordavo e come vi dicevo, è il punto più importante e qualificante di questa lista, se avrà la fortuna di essere amministrazione di questo paese. E se noi riusciremo a dare una svolta nelle attività produttive, per esempio con il Lione Pescatori, con un ricovero delle barche, nell'attività turistica, beh, io non credo che avremmo fatto poco per questo paese. Il nostro sogno è perciò quello di consegnare le chiavi tra 5 anni a chi verrà dopo, con una situazione di normalità, semplicemente con una situazione di normalità. Noi faremo in modo di informare tutti passo passo, così come vi dicevo, della parte etica e della trasparenza. Non è uno slogan, la parte etica e la trasparenza significa che ogni cittadino, se si collega su internet, vede qualsiasi atto di questo comune, vede perfino le note spese di un amministratore che va a Catanzaro per doveri professionali, che sarà rimborsata correttamente, ma sarà pubblicata il giorno dopo sul sito di questo comune, così che il cittadino deve sapere se il sindaco, l'assessore è andato a mangiare al ristorante, è andato in trattoria o si è mangiato semplicemente un panino. Io mi rivolgo a voi, mi auguro che siete i supporter di questa avventura e di questa lista, però vi assicuro, con lo stesso tono mi rivolgerò nelle piazze a tutti i cittadini, perché noi vogliamo dare anche non solo un messaggio. Non è un problema di messaggio, perché voglio dire, è opportuno che sia così, perché le condizioni del momento ci consigliano, no, è uno stile, è una cultura. Noi vogliamo dare un messaggio agli elettori e ai cittadini di chi siamo, qual è la nostra esperienza, qual è la nostra capacità e che cosa vorremmo fare, che cosa vorremmo realizzare. E poi il cittadino, mi auguro, che sappia scegliere, non si faccia più, mai più, guidare dagli interessi, dalle promesse, dalle appartenenze, perché se lo farà, se lo continuerà a fare anche questa volta, ci sarà un nuovo scioglimento, anche questa volta ci sarà una mancanza di democrazia. Vi ringrazio dell'attenzione. Vi volevo dire un'altra cosa, perché noi siamo qui per illustrare brevemente, concisamente il programma, ma anche per presentarvi i nostri candidati. Sono tutti qui dietro le mie spalle, poi devo verificare se facciamo la lunga. Allora, tutti i nostri candidati, io per esempio prego Daniela di fare un saluto e di presentarsi, e poi chi vuole, senza impegno, se avete il tempo di ascoltarci, un breve saluto di ognuno, a cominciare da lui. Allora, buonasera, io sono Daniela De Meglio e ho deciso di candidarmi perché condivido tutto quello che finora ha detto l'ingegnere Marino, e sono convinta che, viste le sue capacità e le sue competenze, possa realmente gettare le basi e dare inizio al cambiamento e alla rinascita di questo territorio. Io sono nuova alla politica, sono giovane come molti dei miei compagni, però cercherò, qualora la nostra coalizione insomma avrà il vostro consenso, esercitare il nostro ruolo, il mio ruolo, in modo sicuramente trasparente, con la consapevolezza di quello che si va a fare.
sono convinta appunto che tutto quello che c'è scritto nel programma, anche se lentamente, può essere realizzato. E spero che anche voi sposiate il nostro sogno affinché non rimanga tale. Solo questo. Ho omesso di dirvi che questa lista, che è una lista civica, come si vede dal singolo, è anche supportata, non ha colore politico, ma è supportata dal Partito Democratico Italiano. È così concretamente supportata che il segretario del Partito Democratico Italiano è un nostro candidato, Tino Lagana. Grazie a tutti, vi saluto cordialmente. Vedo che se a quest'ora, che sono più o meno le 8:30, avete rinunciato a ritardare insomma la cena, vuol dire che siete appassionati delle sorti del nostro paese, perché state qua diciamo ad ascoltare i nostri programmi e il dibattito diciamo, di presentazione del programma è della vita. Io oltre ai saluti volevo fare qualche breve diciamo, considerazione anche nella qualità di segretario del Partito Democratico, dicendo brevemente il percorso che ci ha portato dopo varie riunioni in sede del nostro circolo a condividere e portare avanti insieme a Giovanni Marino questa lista, questo progetto e questo programma. Per dire la verità, io non ho intanto contattato personalmente nessun candidato dei tre che sono proposti all'attenzione del popolo militese. Due candidati, tra cui Giovanni Marini, che si sono diciamo, fatti avanti a chiedere se ci potessero essere le circostanze, le possibilità di fare, di intraprendere un percorso insieme al Partito Democratico. E valutando diciamo, anche le altre figure, assieme ai gestori del partito, abbiamo deciso all'unanimità diciamo, che la figura di Giovanni Marino, non perché sono andato qua con lui, ma io non lo conoscevo bene, lo conoscevo diciamo, con solo ai saluti, però avendolo frequentato in questo periodo, diciamo, da quando ci siamo incontrati per decidere piano piano di iniziare insieme questo percorso, ho capito che persona per bene che è Giovanni Marino, eppure è una persona molto umile, anche dai discorsi che ha fatto, l'avete sicuramente notato, devo stare io qua a sottolinearlo, perché Giovanni Marino è stato talmente umile che è venuto nel circolo al cospetto di tutti, gran parte delle serate, di solito non vengono tutti perché qui per una cosa o per un'altra, e ci ha chiesto la collaborazione e non dicendoci solo di appoggiare il suo progetto politico. Nella collaborazione il Partito Democratico ha valutato naturalmente la sua figura positivamente, perché non c'erano motivi ostativi assolutamente perché se ne dica in giro, e quindi abbiamo deciso di intraprendere con lui questo percorso. Noi del Partito Democratico, personalmente io, anzi più che noi del Partito Democratico, quando parliamo di discontinuità dobbiamo parlare di discontinuità tangibile che eventualmente sono in passato, e io voglio dire, posso dirlo a chiare lettere, perché io sono stato, prima di diventare segretario del Partito Democratico, ero consigliere comunale al Comune di Merito Porto Salvo quando c'era l'amministrazione di Dio. Naturalmente non ero tale prima dell'allora sindaco Iaria, ma tra le fila della Margherita, che allora c'era il candidato a sindaco Luigi Marciano, ed io fino all'ultimo momento e all'ultimo giorno del consiglio comunale ho sempre votato contro l'amministrazione di Iaria, non perché diciamo, c'erano persone che non andavano bene, assolutamente lungi da me buttare campo tutte le persone per bene, persone stimate, tutti quanti eccetera eccetera, ma non è il mio compito e né il compito di tante altre persone che parlano e si riempiono la bocca di parlare di queste cose, e poi se andate a vedere i bilanci vedrete che con qualche sorpresa troverete qualcuno che ha votato anche dei bilanci a favore.
Detto questo, diciamo, era solo un inciso per far capire che la discontinuità non è che nei programmi, ma la discontinuità è nei programmi, negli atteggiamenti e nel volerlo personalmente, diciamo, la lista e i miei compagni di viaggio. Io insieme anche al partito abbiamo apprezzato tantissimo le idee di Giovanni Marino, che sono convinto che siamo qua come Partito Democratico, io e Carmelo Vinci fa parte anche del Partito Democratico, e io nella qualità di segretario a mettere la faccia insieme a Giovanni Marino, vogliamo ripetere a tutti che siamo sicuri e convintissimi della bontà del progetto e che siamo sicurissimi che questo percorso che andremo a fare ci porterà, speriamo ci porterà ad amministrare il comune di Merito, e nell'amministrarlo dimostreremo a tutti che degli scettici sicuramente ci saranno, perché non è che possiamo pretendere che siano solo nostri tifosi, diciamo, nella campagna elettorale. Dimostreremo a tutti gli scettici, da qui a qualche anno, se avremo la fortuna di vincere le elezioni, che si sbagliavano a dire e a fare delle cose scorrette. Un'altra analisi un pochino, diciamo, che volevo anche precisare è che ultimamente, in questi mesi, giustamente lo dicevo con Giovanni Marino, la campagna elettorale è un po' avvelenata, però secondo me il merito è un po' particolare, è che chi per un motivo e chi per un altro, magari anche qualcuno che non è molto lucido e riflessivo e si trova un pochino messo da parte, perde la lucidità e va a dire delle cose che sicuramente non sono neanche esatte. Quindi io inviterei tutti, non ho dubbi dei miei compagni di viaggio, perché sono tutte delle persone splendide eccetera eccetera, ma anche le altre liste in competizione con noi, ad abbassare i toni, perché questo paese non ha bisogno assolutamente che si accendano i toni e che si porti all'estrema esasperazione della politica, ma la politica deve essere invece un veicolo atto a poter tranquillizzare il cittadino e cercare di portare il politico al servizio del cittadino, dove la funzione del politico vero è proprio questo, essere al servizio del cittadino e non cercare di fare delle cose diverse e per magari accaparrarsi la fiducia o la cortesia di altre persone. Noi del Partito Democratico, in particolare io, ho segnalato a Giovanni Marino, che vedo che l'ha messo con Pugliese, che è stata inserita nel programma, che ognuno dei noi candidati andremo a sottoscrivere anche la Carta di Pisa. La Carta di Pisa è un documento di eccesso, diciamo, valore. Se avete tempo andrete a guardarlo e a leggere, non so qui a raccontarvi di quello che è, però è veramente, rappresenta veramente un fiore all'occhiello per tutti quelli che vogliono democraticamente, legalmente e legalmente cercare di portare avanti il progetto. Noi siamo una squadra che innanzitutto siamo dei cittadini come voi, come gli altri, quelli che passano la strada, e ci sentiamo persone normalissime, non è che perché siamo candidati anzi, questo è un onere che ci riempie di responsabilità e con piacere ce la prendiamo. Speriamo di essere in grado di poterla portare a compimento. Però tutti i cittadini devono sapere che noi siamo uno di loro, cioè, tutti i candidati, sia a sindaco che consiglieri, anche delle altre liste, non sono altro che dei cittadini che hanno tutti quanti il problema economico, sicuramente tutti quanti il problema con le istituzioni eccetera eccetera. E un'altra cosa che volevo dire a tutti è che per il tramite del Partito Democratico auspichiamo che Comune di Merito, dico per il tramite del Partito Democratico perché in questo periodo abbiamo la fortuna di amministrare la nazione, di amministrare la regione e il Comune di Reggio Calabria, che a breve comparirà la provincia e diventerà città metropolitana, quindi saremo anche qua, diciamo, ci interfacceremo con delle persone del nostro stesso partito. E il politico e il ruolo del Partito Democratico, anche insieme alla
questa amministrazione comunale, se riusciremo ad andare avanti, diciamo, nell'edificio di questa competizione, ha un ruolo anche abbastanza oneroso, perché non basta dire che giustamente vogliamo attirare il turismo, perché tutti, come diceva Giovanni, parlano di vocazione turistica del nostro paese e della nostra Emilia, non solo del nostro paese. È vero che c'è un mare bellissimo, eccetera, eccetera, ma noi non abbiamo risposto per cercare di accaparrare il turismo. Alcune idee che ha messo giustamente in campo Giovanni Marino sono validissime, altre idee poi ci dobbiamo vedere, confrontare con il Partito Democratico. Infatti io poi chiederò che venga aperta una finestra per interfacciarci con l'ordine superiore al comune e cercare di fare, diciamo, di questo paese il meglio possibile, portando, diciamo, delle realizzazioni di opere turistiche, anche di altre opere che diano anche un pochino di occupazione e di tranquillità a questa, sia alla gente di merito ma a tutta l'area greganica, perché questo paese, che è sempre stato da traino per tutta l'area greganica, adesso con questo commissariamento, che per fortuna, diciamo, in breve volgerà a termine, deve riaccaparrarsi del ruolo responsabile che ha verso anche i comuni vicini e i comuni che sono un pochino più piccoli, e poi tutti insieme presentare dei progetti e delle diciamo, alternative a anche delle cose che magari abbiamo un pochino estromesso. Detto questo, non mi voglio dilungare oltre più di quello che ho fatto, perché non male, più o meno, non c'erano le due volte che avevo. Ci sono anch'io nuovi, la mia volta. Allora niente, un attimo solo per riallacciarmi al discorso di Lino del Partito Democratico. Intanto faccio notare che abbiamo un altro segretario di partito, che è Mimmo Scambia, e quindi non siamo soltanto appoggiati. Un applauso pure a Milano. L'avrei detto, ma da quando l'ho presentato in bocca, no, allora avevo, scusa, ti ho anticipato il discorso. Niente, io volevo dire che non si arriva così tanto facilmente ad essere interessati al stato di termine del Partito Democratico. Diciamo che qualche mese fa ci abbiamo messo la faccia, no? Sostenendo una candidatura all'interno del paese di un ragazzo nostro che alla fine è andato a pigliare senza un'amministrazione dietro, senza una parte politica importante, circa 3.000 voti. Per cui questo è un motivo che in quel momento pareva niente e che poi invece oggi sta portando i suoi frutti, perché noi siamo nelle stanze più importanti a livello regionale. Abbiamo i consiglieri regionali del Partito Democratico vicini, abbiamo i consiglieri vicini. E se Giovanni Marino nel programma ha messo alcuni punti fondamentali, non li abbiamo messi così per caso, no? Caro candidato al sindaco, li abbiamo messi perché siamo stati a discutere con chi di competenze, abbiamo chiesto possiamo fare questo prima di poterlo fare, e ci è stato detto di sì. Per cui non stiamo qui a raccontare delle favolette soltanto per fregare in questo momento il voto a questo o a quell'altro cittadino, ma a dire, come diceva Giovanni giustamente, che parte importante del nostro programma verrà sicuramente realizzata. Non abbiamo parlato a caso del Palomare, e quando leggete il programma non parliamo a caso del palazzetto, perché sicuramente abbiamo vicino qualcuno che ha in mente di farcelo realizzare. Io voglio un attimino aprire una parentesi sulla polemica che si è scatenata in questi giorni. Io sono sempre stato un ragazzo che ha camminato con la sua testa, a testa alta, in mezzo alla gente, tanti di voi mi conoscono. Sono cresciuto solo, mi sono fatto da solo le ossa nella politica. E l'unica cosa che mi rappresenta è il nome di mio padre e della mia famiglia. E di questo vado, diciamo così, orgoglioso. Per cui altro non ho da aggiungere, date fiducia a questa lista e sicuramente avete la soddisfazione di vedere un cambiamento vero all'interno del paese. Presenta da solo, Mimmo Scambia, è stato anche. Buonasera a tutti. Sono Scambia, come
fuori l'ospedale non ci dice niente. Probabilmente ci deve credere che non è così. Dopo essere arrivato per l'ultimo qua, in ritardo, mi fa pure parlare. E allora lo faccio senza molto gente. Allora per flash molto brevemente, così ognuno, se no la cena qua ce la capiamo. Il sindaco, il futuro sindaco, speriamo, ha con molta chiarezza illustrato il programma. È un programma corposo, non è il libro dei sogni, è stato a tutti noi con molta onestà il lavoro di portarlo avanti. Ha toccato dei punti sapienti. Per esempio sulla relatività e centrale, noi abbiamo avuto la fortuna di essere portati da un in questo paese. Lo sbarco di Garibaldi che c'è un terrorità, per alcuni c'è un messaggio storico, lasciamo ad altre sedi, non è importante, però in altri posti d'Italia questo evento sarebbe stato un evento straordinario di fine. Viene portato avanti e ricordato grazie alla capacità e all'impegno di Paolo Tarantino. Altrimenti lo sbarco a Medico di Garibaldi non ci sarebbe, nessuno lo ricorderebbe. Sulla sanità. La sanità è un punto importante, diceva l'ingegnere Marino, che è la cultura, ma anche la lingua. Un paese si misura in base all'attenzione che si riesce a dare più. Noi abbiamo un ospedale dove? Intanto abbiamo un problema sul territorio, perché i nostri governanti regionali, nazionali parlano di sanità sul territorio, di assistenza sul territorio e ospedalizzati. Non abbiamo il centro ospedale di Milano a casa. Poi io posso assicurare per esperienza personale che se non c'è un medico, un infermiere di buona volontà che vada a casa, ci sono nelle case, nelle famiglie, situazioni drammatiche, gente a casa abbandonata a se stessa. Noi abbiamo l'ospedale, forse siamo il primo paese dell'area meccanica ad avere laureato in questi anni medici, infermieri e altri. Sapete quanto ne abbiamo assunti in 15 anni? Neanche noi. Non siamo riusciti ad assumere neanche. E questo passa anche sulla politica della produttività del lavoro. Non dobbiamo pensare alla sanità, all'ospedale, come giustamente diceva l'ingegnere, soltanto come locatore di sanità. Sì, siamo d'accordo, in primis, però un buon ospedale che funziona, una buona sanità che funziona sul territorio è da traino per il lavoro. Vi do un dato. Noi fino al 1980 avevamo 820 posti di lavoro alla scuola di Milano. Oggi ne abbiamo meno di 500, abbiamo perso 500 posti di lavoro e sono in ex prime miliardi che si sono persi sul territorio. Poi, il lavoro, noi, un piccolo partito, abbiamo un sottosegretario alle infrastrutture di cui ci possiamo eventualmente giovare. Il nostro slogan è il lavoro per il giorno. L'ultima cosa è chiudo. L'ingegnere Marino ha parlato di recettività, ha parlato di il nostro paese è un paese ingessato. Un paese ingessato perché? Perché è cresciuto urbanisticamente di sotto. E non è che con i provvedimenti che si prendono creando, facendo i sensi unici, si risolve il problema della viabilità e della ricettività. C'è gente che non può entrare. Allora bisognerebbe ampliare le strade di merito, aprirle dove è necessario e poi, per creare lavoro, rilanciare l'edilizia. Nel nostro paese sono più di 20 anni che non si costruisce più, vuoi per un problema economico, vuoi per un problema burocratico. E c'era tanto da lavorare, perché è un paese che è cresciuto disordinatamente ed è un paese dove tantissime case non si è riusciti a rifinire. Se il comune incentivato con quella politica di incentivazione che diceva l'ingegnere riuscisse a far partire i lavori soltanto per il decoro urbano, per la ristrutturazione edilizia, avrebbe anche anni di lavoro e partirebbe
in quel settore del lavoro. La pesca. Noi abbiamo 573 km di Calabria di costa. Se andiamo a mangiare il pesce nei ristoranti, probabilmente ce lo danno o africani o spagnoli. Non c'è stata negli anni una politica della pesca a livello regionale. C'è stata però una politica europea che non si può calare nei nostri territori. Non danno le licenze alla pesca ai nostri pescatori. È importante fare un recupero per recuperare, per fare in modo che le attrezzature della pesca vengano messe a riparo dagli nostri. Ma se non si fa una politica regionale, dove probabilmente per partire con la pesca, per ripartire con le porte di lavoro, bisognerebbe ripartire con il metodo tradizionale. Perché? Perché la comunità europea, con le loro leggi, che sono un capestro per la piccola pesca, l'ha messo. È un settore importante, è un settore di una cultura straordinaria che ormai è quasi morto. Perché la comunità europea non rilascia licenze e non permette alla piccola pesca di poter svolgere attività. Questo porta alla regione Calabria in sinergia con la nostra amministrazione. Io non aggiungo altro, io dico che questa è una bella squadretta, una bella squadra, mi auguro a tutti quanti un buon lavoro, al sindaco soprattutto, lungimiranza e buon lavoro. Presento un certo dottore Luscianesi. Buonasera. Che è il nostro candidato, come si dice, più alto. Di punta, di punta. No, invece io, buonasera a tutti, ringrazio soprattutto i giornalisti, gli amici Enzo, che mi danno l'opportunità di dire apertamente a tutti gli amici che sono qua, tutti quelli che mi conoscono, che io non sono semplicemente determinato in questa candidatura, ma sono fortemente determinato. Ringrazio a nome di tutti l'ingegnere Giovanni Marino per la disponibilità che ha dato di svolgere questo servizio, di fare il sindaco a me. Parlo di servizio perché proprio merito cambia, secondo me, deve partire da questo cambiamento, perché se non cominciamo a cambiare noi, dentro queste circostanze, non cambieremo mai nessun'altra cosa. E proprio per questo, quando sento parlare di continuità, mi sembra una cosa quasi ridicola, perché io do per scontato che anche le stesse persone possono cambiare nella vita e dentro una squadra e una compagnia diversa possono amministrare diversamente e meglio rispetto a quello che hanno fatto prima. Perché io credo fortemente alla compagnia della vita. E a questo punto vorrei dire una cosa in più rispetto a quello che ha detto Giovanni, che ha parlato un po', insomma, ad ampio raggio quasi di tutto. Una parentesi, io non sono del PD, credo poco nella politica, ma sono convinto che questo vuoto di riferimenti politici manca, non perché mancano i politici, perché mancano gli uomini di riferimento. Quello che manca oggi nella società a tutti i livelli è l'uomo. Sono contento di vedere professionisti esperti nelle liste, nelle giovani liste che ci sono, specialmente i neocandidati, e io penso che come Giovanni rivorrei tutti i candidati con me a prezzo, questi giovani che si candidano, così come non condivido chi ha paura di esporsi in politica, di mettere la faccia per una cosa in cui crede, perché se uno crede in qualcosa deve avere il coraggio di metterci la faccia e di giocarsi fino in fondo col massimo impegno per quello che può dentro una circostanza. Io penso che noi siamo una squadra motivata e sono contento di questo. Però voglio dire che non bastano gli esperti e i professionisti, perché ci vogliono gli uomini. Chi sono gli uomini? Gli uomini sono quelle persone che a qualsiasi livello sono capaci di fronteggiare qualsiasi problematica che gli sta davanti. E la vita, amici, è drammatica. Ognuno di noi sa quanto è drammatica la vita, perché ognuno di noi ha vissuto e se non ha vissuto vivrà delle sofferenze, perché questa è la vita. Per cui noi vogliamo creare una squadra, vogliamo dare la possibilità ai giovani di formarsi dentro questa prospettiva. Io sono moderato, mi sento di appartenere alla Chiesa.
ma perché penso che il cristianesimo non è un discorso, è un fatto concreto. E secondo me Gesù Cristo è quello che è venuto a rendere l'uomo più uomo. Dobbiamo partire da questo, anche per quanto riguarda l'ospedale, perché nell'ospedale ho sentito dire che arriveranno 3 milioni, 8 milioni, 2 milioni, non è questo il problema dell'ospedale, il problema dell'ospedale, l'ospedale di Medico è nato per la gratuità delle persone, per la disponibilità delle persone. Al centro dell'ospedale bisogna mettere la persona, non la malattia. Se non ci riconduciamo a questo, secondo me siamo fuori strada. Quindi merito cambia, io direi merito deve cambiare dentro queste prospettive. Noi ce la mettiamo tutta. Se poi voi ci aiutate, io come diceva Giovanni, spero che vi daremo soddisfazione per quello che dovremo fare. Noi veramente come nuove leve avevamo dato il carico a Daniela di un po' di riassumere il nostro sentire, il nostro pensiero, quindi diciamo l'ha fatto bene. Personalmente, come dice il dottore Muscianisi, ci ho messo sempre la faccia e nei vari progetti in cui ho partecipato, di quali ho venuto. Questo progetto mi piace molto e mi piace molto anche il cardiale assimilato. Penso che sia una persona che può dare al paese tanto, insieme a tutti gli altri compagni che magari prima conoscevo di vista, adesso abbiamo iniziato un pochino a frequentarci, e credo che siamo un bel gruppo, una bella squadra e che possiamo realmente fare qualcosa per mettere in atto il problema. Io cercherò di essere molto contenuto ed essenziale. È la prima volta che, così come molti dei miei compagni di viaggio, a occuparmi di una persona politicamente di questa competizione elettorale. Il motivo per il quale ho deciso di scendere in campo è stato quello di dettato dalla voglia e dalla volontà di impegnarmi a far sì che insieme a tutti gli altri, con il nostro candidato sindaco, che riuscirà a sollevare le sorti di questo paese che è abbastanza critica, soprattutto nell'ultimo periodo. La mia scelta è maturata ponendo grande, oltre a una scelta di carattere personale, nel senso di impegnarmi con tutto me stesso nel mettermi a disposizione delle persone, della collettività. È stata dettata anche dal sapere che come guida abbiamo una persona come Giovanni Marino, che ritengo una persona oltre che di grande competenza, di grande spessore morale e culturale, così come grande fiducia che pongo poi in tutti i miei compagni di vista, compagni di viaggio che come me sono fortemente motivati nel perseguire il programma elettorale che condividiamo appieno e che faremo in ogni modo per sì che questo si realizzi. Ringrazio naturalmente il candidato al sindaco Giovanni Marino per la disponibilità che ha dato per mettersi a disposizione del paese e credo fortemente nella nostra affermazione e ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato e spero io sono Chiara Tropea, un breve appunto io volevo fare, a parte che vabbè, mi sono stata travolta letteralmente dall'entusiasmo di uno dei candidati, nonché mio cugino Muscianisi. Io ho letto, mi sono avvicinata così al gruppo, leggendo sommariamente man mano, seguendo il programma che stava nascendo,
mi sono ritrovata appieno in tutte le parole che sono scritte e riportate nel programma. E niente, un breve appunto volevo fare per quanto riguarda il Museo Garibaldino. Io faccio, sono la presidente di un'associazione, appunto Amici del Museo Garibaldino, e gestiamo, ormai un paio di anni, siamo 6 ragazzi, che portiamo avanti appunto il museo, che era ormai chiuso, è stato chiuso subito dopo l'apertura e l'inaugurazione, e noi lo stiamo facendo rinascere tramite dei vari progetti che abbiamo nel cuore della Calabria. Solamente l'anno scorso abbiamo avuto come visitatori 900 bambini dalla prima alla quinta elementare, facendo attività didattica e avvicinando appunto i bambini alla storia nostra del paese, appunto i bambini che i bambini stessi del nostro posto non conoscono effettivamente. E niente, è già stato detto tutto da Erika Di Lati, dai miei compagni, e guardateci. Allora, pensiamo di chiudere questo incontro. Vi ringraziamo, ringraziamo la stampa in primis, ringraziamo tutti voi per la pazienza. Sono fatti un ultimo flash che vi compete come nella qualità di candidato a sindaco. Vi dicevo dello stile che noi vogliamo cominciare, come diceva il dottore Muccianisi, dobbiamo cambiare prima noi, altrimenti non siamo in grado di cambiare nulla. Ecco, il candidato a sindaco non andrà a chiedere un voto a nessuno, non lo troverete negli angoli dei marciapiedi a chiacchierare di politica, perché il candidato a sindaco farà solo un'attività, quella di far conoscere agli altri, alla gente, il suo programma e le persone con le quali intende realizzare il programma. Noi speriamo nella cultura, nella capacità di discriminare il grano dall'olio, come si dice, e questo, con questo obiettivo noi ci mettiamo in gioco, ci confrontiamo con i nostri competitor, la gente, la volontà della gente è sovrana, rispetteremo la volontà della gente, se vinceremo non vi deluderemo. Tanto ringraziare da parte di tutta la squadra per averci messo la faccia in questa situazione, Carmen Nucera, Sergi Domenico e Antonio Saccardo.